Buongiorno! Questo, come avete ben capito, non è un vlog, ma bensì un video seduta per terra con un computer davanti e una telecamera. Ho voluto fare questo video un po' simpatico perché qualche giorno fa mi sono messa a guardare delle foto dei personaggi famosi. Stavo guardando com'erano da giovani, o almeno com'erano qualche anno fa, perché sapete tutti che la chirurgia, ahimè, vi cambia da così a così. Soprattutto tutte quelle VIP che si fanno le peggio robe sul viso, cioè cosa che tipo la guardi e dici: oddio, ma dov'è quella di una voce? Cioè, ti cambia drasticamente il volto. Io inizierei subito. Allora, iniziamo in modo molto, molto blando, quindi facendovi vedere, cioè parlandone superficialmente, questa foto. Adesso qui, qui abbiamo la nostra amata Madonna. Bene, Madonna, devo dire che sinceramente a me non è mai piaciuta, esteticamente parlo. Non vedo chissà quale cambiamento, ma vedo solamente i segni della vecchiaia. Cioè, vedo niente di che, perché alla fine, ecco, il visino ce l'ha sempre avuto molto paffutello, questa forma un po' così, un po' a rombo. E sì, diciamo che adesso è uguale, è solo che, ragazzi, ha l'età che c'ha. Quindi Madonna, diciamo, è rimasta tale quale. Andiamo alla prossima, la mia amata Megan Fox. Cioè, ragazzi, io amo Megan Fox, è diversissima. A parte una cosa, lei non è che Megan Fox non è che chissà quanti anni abbia, però devo dire che è molto cambiata. Cioè, io noto, non so, ditemi anche voi, noto molto il taglio degli occhi. Sarà l'espressione, come vi ho detto prima, no? Quando uno ormai fa questo mestiere da molti anni, sa come guardare, sa come posare davanti ai paparazzi. Mentre si vede lei, quando era più giovane, si vede questa espressione un po' insicura, no? Quindi... Bene, avete fatto un minuto di silenzio con me. Lui è Tom Cruise, uomo straordinario, uomini classificati tra gli uomini più belli del mondo. C'è speranza per tutti, questo vorrei dirlo. Tom Cruise è la prova vivente che ognuno di noi può migliorare. Può migliorare. Comunque, bene, adesso è un gran figo, quindi... Tom Cruise, sei un grande, ti sei praticamente tolto tutti i denti e hai denti finti, come tutte noi vorremmo, perché chi non vorrebbe denti di non so, di Larry Blasi? Chi è che guardava il Grande Fratello e quando inquadravano lei guardavano i denti? Perché? Vedere lei, o lei, non so dove la metto, lei è... vi do qualche minuto per pensare, qualche secondo, cioè qualche minuto, ciao, andiamo a dormire, qualche secondo per capire chi è. È scaduto il tempo, lei è Christina Aguilera, qui era nei teneri 18 anni o 16 anni, comunque era molto piccola e bellissima. Cioè, io, lei è stata la mia cantante preferita per molti anni ed era la mia donna ispiratrice e mi è sempre piaciuta tantissimo. Qui veramente bella bella, naturale, carina. Poi c'è questa foto qui, ancora bellissima, ma qui mi sembra che era nel 2012, 2010-2012 più o meno. È stata sempre molto magra, si è tagliata i capelli a caschetto. Qui dovrebbe essere già diventata mamma, se non erro. Poi ho scoperto, ahimè, cercando queste foto, quindi io neanche lo sapevo, che lei è diventata così. Cioè, non capisco cosa le sia successo, sono proprio sincera. Non capisco
tutta sta roba? Da dove è uscita? Cioè, un conto tu sei predisposto, sei di nascita così, sei sempre stato in carne, ma lei no. Cioè, lei è sempre stata magra, ragazze. Cioè, non so, perfetta. Non capisco se... perché non so se lei ha avuto un'altra gravidanza, non so se è stata stressata, non lo so, però veramente per diventare... piena! Ehi. Lei è la nostra carissima Britney Spears. Lei è stata un sogno erotico per tanti ragazzi. Non so se era il suo primo album, comunque Baby One More Time. You go, I hear you be one of us to be. Tell me, baby, come on. To all the girls, I don't do this, else kill me and I. No, comunque, qui è Britney Spears quando era molto giovane, anche qui lei avrà avuto 18-16 anni, molto carina, con un viso molto... docile. Poi con il passare degli anni, ehi, ok, eccola qua. Vabbè, molti anni qui sono passati, perché ormai qui era il 2005 e lei ha avuto, non mi è mai piaciuta perché ha avuto sempre questi occhi così, però la sua voce è top. Bene, qui le date non so bene, ma dovrebbe essere il 2010. Qui lei ha avuto la pazza idea di rasarsi. Cioè, ragazzi, non potete capire. Siccome volevo spiegarvi il perché Britney Spears si fosse rasata a zero, perché neanche io lo so e vorrei saperlo, mi è venuto tra i suggerimenti perché Britney Spears canta in playback. So che ci penso, è vero. E ha una voce un po' tipo robotonica, tipo robot. Andatevela a sentire se non ve la ricordate. Ha questa cadenza un po' di robot. E infatti adesso... cioè, stavo leggendo del perché... ve lo leggo. Qui dice che Britney praticamente si rasò i capelli il 26 dicembre agli MTV Italia, ha trasmesso il suo il documentario di Britney for the Record. All'interno di questo film, dove Britney ha messo in chiaro tutto ciò che ha fatto, perché praticamente si vocifera che lei era una tossicodipendente, si drogava, eccetera, tutto ciò che ha fatto del suo periodo burrascoso, si racconta in una versione anche commovente, e decise di registrare questo documentario per evitare che gli altri potessero giudicarla. Così ha spiegato che il tradimento, perché lei è stata tradita da Kevin, che era il padre dei suoi figli, e quindi il tradimento di Kevin l'ha distrutta, amava i suoi figli, ma non riusciva più ad andare avanti, quindi a superare e a voltare pagina. Dunque vagava con l'auto in cerca di qualcosa che potesse donarle soddisfazione, ma la verità è che non trovava nulla di tutto questo. E così si rasò, cioè lei praticamente si rasò per cercare un aiuto, cioè per togliersi tutto ciò che le ricordava il prima. E spiega che è stato un atto di ribellione che al momento la faceva sentire libera e diversa. Possono dunque definirla in tutte le maniere possibili, ma lei è una donna, e prima una donna e poi una pop star. Lei è la mia amata Anna Tatangelo. Qui era molto giovane, era agli inizi praticamente, molto particolare, cioè quasi irriconoscibile, devo dire, perché a volte quando uno cresce è molto più bello di quando si era giovane, perché io almeno obiettivamente lei è molto più bella adesso che in questa foto. Come potete vedere, le sue sopracciglia molto folte, insomma, un trucco un po' forte, una carnagione molto scura, ma andiamo avanti. Ecco, lei qualche anno dopo, sempre intorno ai 18-20 anni, queste espressioni sempre mi fanno morire, tipo con le narici dilatate, e vediamo queste sopracciglia, sempre una anche un po' storta, cosa che adesso non capiterà mai.
E poi qui, quando aveva preso il via, qui mi sembra che stava a Sanremo, se non erro, e aveva questi capelli che mi ricordo benissimo, questi capelli super scalati, super elettrici, mi ricordo questa frangetta che lei si faceva tipo tendina qua, dritta, tutta sparata, piastrata al massimo, e carina, qui era molto più carina, e da notare il suo seno molto piccolo, non perché io ce l'abbia grosso, ce l'ho quanto a lei, però lei si è un po' cambiata. Perché? Ve lo faccio vedere, eccolo qua, da notare il suo bellissimo décolleté dopo qualche anno. Non pensate che sia passato chissà quanto. Anna D'Angelo è una delle poche che veramente è cambiata da così a così. Qui non mi piaceva. A parte il suo seno stupendo, rifatto, bellissimo, tondo come lo vorrei, si notano molto queste sopracciglia. Cioè lei, da che ce l'aveva foltissime, si è ritrovata con questa striscia di pelo che, non so, gli ha fatto sto favore de vita, gli ha detto: tieni, ti lascio una striscia de pelo, giusto per darti un senso alla faccia. Però veramente se le faceva sottili, vabbè che all'epoca andavano, però a tutto c'è un limite. Arriviamo arriviamo a qualche anno fa, qui era circa 2012. Vediamo come si è schiarita i capelli, secondo me sta meglio scura. Le sopracciglia non sapevano più che fare, cioè siamo poche, adesso prendiamo anche questa forma tonda. E arriviamo al giorno d'oggi. Vedete ragazzi, cioè guardate quanto è bella, bellissima, cioè praticamente gli anni più avanzano e più le donano bellezza, quindi buon per lei. Da notare questo décolleté bello prorompente, lo scuro, infatti si è rifatta scura, e poi il sopracciglio, finalmente ha aggiustato il suo sopracciglio. Bene ragazzi, questo video è finito. È finito. Diglielo. È finito. Ci vediamo. Diglielo. No, parla bene. Ci vediamo nel prossimo video. Allora, non lo riprendo più Dorian perché è cattivo. Ciao. Ci vediamo. Ci vediamo al prossimo video. Ci vediamo al prossimo video. Vi mando un grande bacio e non c'è più luce, ragazzi, a promettere. Mettete un mi piace se vi piacciono questi video, perché ho visto tantissime altre foto di VIP assurde, e ce n'è una in particolare che voglio mostrarvi, ma ormai non c'è più tempo, quindi queste sono le VIP di questa puntata. Sì. Che devi fare? Ma ne ho veramente per tutti i gusti, quindi se vi piace mettete un like, ditemi se volete vedere un'altra puntatina e vi svelerò. Vedete i nostri super pipponi.